Salve a tutti e ben ritrovati anche questo mercoledì con il consueto appuntamento delle Science News. Prima di iniziare, ci teniamo a informarvi che, a partire da questo mercoledì, i Science News torneranno a uscire ogni settimana anziché ogni due. Così resterete sempre aggiornati sulle ultime scoperte scientifiche. Bene, iniziamo con le notizie di questa settimana. Gli animali terrestri regolano l'entrata e l'uscita di acqua dal proprio corpo grazie a complessi processi fisiologici. Il mantenimento di questo equilibrio interno si verifica ovviamente anche negli individui della nostra specie. Sino ad ora, l'evoluzione di questo processo fisiologico nell'uomo non è mai stato approfondito dalla ricerca scientifica, dal momento che è difficile comparare la nostra fisiologia con quella di altri ominidi. In un nuovo studio, però, vengono analizzati i dati sulla fisiologia di bonobo, scimpanzé, gorilla e oranghi. Questi dati sono stati comparati ad analisi svolte su 5 popolazioni diverse di esseri umani, tra cui una popolazione di cacciatori e raccoglitori di una savana semiarida. Il bilancio idrico del corpo dipende fortemente da alcuni fattori, quali dispendio energetico totale, attività fisica, massa magra, temperatura e umidità dell'ambiente. Il ricambio di acqua all'interno del corpo degli esseri umani è risultato essere inferiore del 30 o 40% circa rispetto a quello delle altre scimmie. Gli esseri umani sono caratterizzati quindi da un dispendio minimo di acqua e di energie in relazione al consumo di nutrienti e H2O. Probabilmente la nostra specie ha sviluppato questa caratteristica in seguito ai cambiamenti climatici a cui è stata sottoposta nel corso dell'evoluzione. Proseguiamo adesso con le altre notizie di questa settimana. Attualmente le pressioni derivanti dal cambiamento climatico globale e dagli impatti umani stanno mettendo in serio pericolo un gran numero di ambienti del pianeta, rischiando di portarli al collasso. Il cambiamento potenzialmente irreversibile della struttura, della composizione e della funzione degli ecosistemi minaccia la biodiversità, il benessere e la salute umana. Uno studio recente ha esaminato la velocità di collasso di 19 ecosistemi, dalle barriere coralline australiane al continente antartico. Le risposte di questi ecosistemi al degrado sono state classificate in base al tasso di cambiamento, rientrando in 4 possibili profili: brusco, regolare, a gradini e fluttuante. Nell'articolo viene posta enfasi sulla necessità di agire nella lotta al collasso diffuso degli ecosistemi prima che sia troppo tardi. Infatti, gli autori hanno presentato un quadro di valutazione e di gestione per aiutare la mitigazione strategica del degrado ambientale e per contribuire a proteggere il nostro futuro. Altra notizia di questa settimana. Il campo magnetico terrestre è dinamico e si è invertito in numerose occasioni, con i poli magnetici nord e sud che si sono scambiati. Sono state documentate molteplici inversioni del campo magnetico terrestre, ma gli impatti di questi eventi sugli ecosistemi sono ancora oggi poco chiari. La datazione al radiocarbonio, infatti, non riesce a rivelare in modo efficace ciò che è avvenuto durante l'ultima grande inversione magnetica, nota come escursione di Lachance, avvenuta tra i 41 e i 42 mila anni fa. Utilizzando però degli antichi alberi kauri della Nuova Zelanda, è stato riscontrato che circa 42 mila anni fa l'inversione del campo magnetico causò cambiamenti sostanziali nella concentrazione dell'ozono atmosferico. Questo evento probabilmente determinò mutamenti climatici globali che portarono a gravi ripercussioni ambientali e forse ad eventi di estinzione. Questa scoperta ci permette di capire la reale influenza della variazione del campo magnetico terrestre in passato. Altra interessante notizia di questa settimana. L'ossigeno è un elemento fondamentale per lo sviluppo di molte forme di vita, soprattutto per quanto riguarda la respirazione. La grande quantità di ossigeno presente oggi nell'atmosfera terrestre deriva da un evento accaduto circa 2 miliardi e 400 milioni di anni fa, detto grande evento ossidativo, all'inizio dell'eone proterozoico. Durante questo lasso di tempo, la massiccia produzione di questo gas da parte di alcune molecole organiche trasformò l'atmosfera da un ambiente riducente a uno ossidante, situazione che sussiste ancora oggi. Questo grande cambiamento lo si nota nella deposizione delle Banded Iron Formations, strati di roccia caratterizzati da un elevato contenuto di ossido di ferro, che vanno a indicare un netto cambiamento nel chimismo dell'atmosfera in quel periodo.
Tuttavia, finora non è stato possibile determinare in maniera accurata quanto l'ossigeno fosse disponibile e contribuisse ai processi biologici prima del grande evento ossidativo. Un nuovo studio ha analizzato la filogenesi degli enzimi ossigenasi, deputati all'utilizzo e alla produzione dell'ossigeno, per determinare quando la produzione di questo gas ha iniziato a diventare consistente. I risultati mostrano che questi enzimi apparvero più o meno al momento della separazione tra batteri terrestri e marini, ben prima del grande evento ossidativo. Questo suggerisce perciò che la quantità di ossigeno presente nell'atmosfera terrestre fosse già in aumento circa 3 miliardi di anni fa e che di conseguenza l'ossidazione dell'atmosfera richiese un certo intervallo di tempo. Proseguiamo con le notizie di questa settimana. Negli ultimi anni si stanno rivalutando sempre di più i confini tra varie specie. Trogon rufus, diffuso in gran parte del Sud America, viene normalmente considerato come un'unica specie. Un recente studio, però, grazie ad analisi morfologiche, vocali e genetiche, rivaluta i confini tassonomici di questi uccelli. I risultati indicano che la specie andrebbe divisa in 5 specie diverse, di cui 4 hanno già una descrizione ufficiale, mentre la quinta viene descritta nello stesso studio. Per quanto riguarda le specie già descritte, 2 sono distribuite nell'America centrale, una nelle foreste atlantiche del Brasile e una attorno ai fiumi dell'Amazzonia. Infine, la nuova specie Trogon murisiensis risulta confinata al nord-est del Brasile. Quest'ultima è nota solo dalla località in cui è stata scoperta ed è probabilmente in pericolo critico. Ultima interessante notizia di questa settimana. Ardipithecus ramidus è una specie di ominino arboricolo che visse in Etiopia circa 4,4 milioni di anni fa. Molti studiosi sostengono che, nonostante vivesse sugli alberi, questo nostro antico parente fosse già in grado di camminare eretto sulle zampe posteriori. Un articolo recente ha riportato uno studio delle ossa delle mani di Ardipithecus che ha messo in crisi questa ipotesi, proponendone un'alternativa. Secondo i ricercatori, la mano di Ardipithecus ramidus era adatta per arrampicarsi sugli alberi, per spostarsi da un ramo all'altro, ma anche per camminare sulle nocche, come fanno oggi scimpanzé e bonobo. Questi risultati supportano l'ipotesi che l'uomo e gli altri ominini si siano evoluti da un antenato non necessariamente bipede e con adattamenti analoghi ai nostri attuali parenti più stretti. Bene, le notizie di questa settimana sono finite. Se il video vi è piaciuto, vi invitiamo a lasciare un like. Se invece volete sostenere noi e il nostro progetto, iscrivetevi. Se già vi siete iscritti, vi ricordo di accendere la campanella delle notifiche. In questo modo non vi perderete nessun video. Inoltre, un ringraziamento speciale va ai membri del team Luca De Florian, Elan Federico Zucchetti, Valerio Mariani, Mattia Iuri Messina e naturalmente il nostro caro Ivan Iofrida. Io intanto vi lascio e vi auguro un buon proseguimento di settimana. Come al solito, il nostro vecchio Lambeosaurus Lambei ha approvato questo video.